Buonasera Emilia Canonaco, in apertura di questa nuova edizione del nostro giornale parleremo del 118 di Cosenza che purtroppo sta vivendo un momento che possiamo definire di affanno. I titoli e poi entreremo nel vivo di questa nuova edizione del TG. Il servizio del 118 arranca, le poche ambulanze sono vecchie e spesso necessitano di interventi di manutenzione. Gli operatori costretti a lavorare sempre in emergenza. Manca finanche il sistema di comunicazione via radio tra la centrale operativa e gli operatori, 600.000 chiamate in un anno. Redazione inondata di foto, mail e filmati, tutti a chiedere che cosa stia succedendo allo scoglio della Regina di Acquafesa. L'icona del turismo del Tirreno Cosentino, interessata da lavori di consolidamento, fanno sapere dal comune, ma gli ambientalisti attaccano, fermate tutto. Strade gravemente dissestate a Vibo, la procura della Repubblica del Tribunale manda l'avviso di conclusione delle indagini ad 11 tra dirigenti, tecnici del comune e dell'ANAS. Produceva finte sentenze con le quali riabilitava i protestati. L'uomo, un ex bancario di Lamezia Terme, utilizzava timbri del tribunale di diversi comuni. Un impiegato dell'ASP in servizio nell'ufficio ticket di Licotera intascava parte della somma pagata dai cittadini per l'ottenimento della prestazione sanitaria. In meno di 2 anni avrebbe sottratto 40.000 euro. Pochi mezzi, per giunta vecchi e dunque costretti a frequente manutenzione. Parliamo delle autoambulanze in dotazione al 118 di Cosenza, costretto dunque a chiedere una mano ai privati, problemi anche per comunicare tra le ambulanze in giro, a prestare soccorso nella sala operativa, le radio non sempre funzionano, così il personale è costretto ad utilizzare i telefoni cellulari. Ascoltiamo Rosalba Baldino che ha sentito uno dei responsabili del 118. Il parcheggio è vuoto, l'ambulanza del 118 della postazione di Cosenza è in officina, questa volta a cedere sarebbe stata la frizione. Non è dato sapere se sia accaduto durante un soccorso, di certo il mezzo a disposizione degli operatori del servizio di emergenza è obsoleto e non è il solo. Pare inoltre che il lampeggiante sull'auto medica non funzioni. Un problema serio che il nostro direttore generale sta cercando di provvedere con attuare un nuovo bando di gara per avere i mezzi di soccorso più freschi, più nuovi. Si ricorre alle ambulanze private, il servizio è garantito, medici, infermieri ed autisti però lavorano in condizioni davvero difficili. Per comunicare, ad esempio, non usano le radio pur avendo la frequenza. Comunichiamo tramite i nostri tramite cellulare, quindi sapete che il nostro territorio in alcuni punti ha una certa difficoltà a poter comunicare con i mezzi di soccorso. E quindi anche questo auspichiamo che al più breve tempo possibile possa finalmente essere anche attuato un sistema radio da poter utilizzare con i nostri mezzi di La soccorso. frequenza è qualcosa che voi già Sì, la pagate. frequenza radio già dedicata, quindi penso che la Regione già abbia attivato tutte quelle che sono le pratiche amministrative, burocratiche per poter essere attuate. Si paga a vuoto evidentemente la frequenza, eppure il 118 copre 155 comuni con 18 postazioni. Questa è la centrale operativa. 118 Cosenza. Stamattina, in sole 2 ore, 28 soccorsi e circa 100 chiamate sono state registrate nella sede di Serraspiga. 24.000 gli interventi in un anno. Ambulanze che arrivano in pronto soccorso e che spesso restano senza barella perché non ci sono posti letto. Così gli operatori sono costretti ad attendere nei corridoi. È un problema a livello nazionale, il problema dei pronto soccorso che siano intasati è un problema grosso che cerchiamo di superare con i colleghi dei pronto soccorso stesso, però è un problema che effettivamente c'è. A fine marzo, con la rivoluzione nella sanità e l'entrata in vigore della seconda parte del piano di rientro, il servizio sarà potenziato? Stiamo lavorando con il nostro direttore generale per avere appunto almeno una quarantina di ambulanze dedicate non solo, ripeto, al soccorso sul territorio, ma anche dedicate al trasferimento in tempi brevi dal centro SPOC ai centri ABO oppure dei pronto soccorsi agli ospedali idonei per il soccorso stesso.
Lasciamo la sanità, cambiamo argomento, ci spostiamo ad Acquappesa dove si trova uno dei simboli del Tirreno Cosentino, parliamo cioè dello scoglio della Regina che è al centro in queste ultime settimane di un vero e proprio scontro tra l'amministrazione comunale ed una serie di associazioni ambientaliste. Il Comune sta effettuando dei lavori grazie allo stanziamento di un'importante somma di denaro per ripristinare il litorale e soprattutto difendere la grande roccia dalle continue mareggiate. Secondo gli ambientalisti, ma anche secondo coloro che in quel pezzo di spiaggia lavorano da sempre, si sta invece combinando un bel guaio. Ascoltiamo Gianluca Pasqua. L'unica certezza è che lo scoglio della Regina resterà il simbolo del litorale di Acquappesa e farà bella mostra di sé sulle cartoline da inviare a parenti e amici durante una vacanza nella bella cittadina del Tirreno Cosentino. Ma forse per la prossima estate sarà necessario rinnovare l'immagine della spiaggia immortalata nei souvenir. Lavori in corso attorno alla roccia che prende il nome dalla leggenda che narra di una giovane e nobile coppia che da queste parti sarebbe riuscita a dare un seguito alla propria stirpe. Una rupe avvolta nel mistero, così come per molti sono misteriosi gli interventi di ripascimento in atto. Qui c'è un lido termale che c'è da 40 anni quasi e che mio figlio ogni estate viene e apre questo lido. C'è la corrente, c'è l'acqua potabile che scende qui sotto. Ora, questi sono arrivati a fare questi lavori, io ci ho chiesto che state facendo, non lo sappiamo nemmeno noi, come non sapete nemmeno voi, ci avete rovinato la spiaggia qui, guardate che spettacolo brutto che c'è qui, come fa la gente a venire qui, come fa? Eppure, almeno per quanto riguarda il progetto, l'amministrazione comunale ha le idee molto chiare. L'obiettivo è quello di ricostruire e proteggere tratti del litorale attraverso la costruzione di una barriera per lo più sommersa che dovrebbe arginare i flutti, proteggere lo scoglio e ricreare una spiaggia di dimensioni maggiori rispetto a quella esistente. Già, questa qua è sofforta, quindi faranno tutto l'anello in questo modo, sofforto. E poi fino a qua. L'opportunità ce l'ha data la Regione Calabria con un contributo, un finanziamento regionale di 1,5 milioni. Abbiamo fatto la progettazione, il progetto ha in un laost tutti gli enti preposti per appaltare poi successivamente l'opera. L'opera è stata appaltata e i lavori sono stati iniziati qualche mese fa e credo che dovrebbero essere completate prima dell'estate. La strada che è a ridosso dello scoglio è stata ricostruita in questi giorni giusto per realizzare l'opera in progetto, ma quella stradina non è prevista in progetto e quindi dovrà essere eliminata appena completata l'opera e della scogliera emergente e della scogliera soffolta. Restano i dubbi delle associazioni ambientaliste che ritengono l'investimento di 1,5 milioni di euro inutile e forse dannoso per l'ecosistema. Secondo gli oppositori del progetto, immettere migliaia di tonnellate di inerti per colmare il vuoto tra la spiaggia e la barriera artificiale porterà lo scoglio troppo vicino alla terraferma, se non addirittura ad essere unito alla riva. Il primo cittadino è convinto che il progetto porterà al risultato sperato e conta sulla collaborazione del mare. Nella speranza che poi anche il mare, con il ripascimento naturale, ma è previsto anche un ripascimento artificiale, si possa ripristinare almeno parte della spiaggia che esisteva negli anni passati. Ci spostiamo adesso a Vibo Valentia, dove la Procura della Repubblica ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini alle 11 persone, si tratta di dirigenti tecnici del Comune ma anche responsabili dell'ANAS che risultano essere indagate per il grave dissesto che sta interessando alcune importanti arterie viarie. Una cosa è certa, e immagini e servizi fatti in proposito purtroppo lo confermano. Quel tratto di strada si è spesso, troppo spesso, trasformato in un acquitrinio nel migliore dei casi, quando non addirittura in una sorta di lago che non solo rendeva pericoloso il transito delle auto, ma
più volte capitato che lo impedisse proprio. Eppure, è un tratto di strada tra i più frequentati, snodo della statale 18 che si apre le vie di accesso a sud verso Mineto e la provincia di Reggio Calabria, ad est verso il Monte Poro e l'area di Capo Vaticano, a sud-est nell'area del consorzio industriale, a nord-ovest a Ionati, a nord verso Vibo Valentia. Che qualcosa in quel tratto di strada non andasse, dunque, era ovvio, e così la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha voluto vederci chiaro. Il primo risultato del procedimento avviato dal PM Santi Cutroneo arriva oggi con gli avvisi emessi nei confronti di 11 persone, dirigenti e tecnici ai più alti livelli dell'ANAS e dei comuni di Vibo Valentia e di Ionati. I carabinieri del comando provinciale hanno così notificato gli avvisi di conclusione indagini al direttore del centro ANAS di Reggio Calabria Antonella Pirrotta e di Catanzaro Francesco Caligiuri, nonché ai diversi capinucleo dell'ANAS di Catanzaro che si sono succeduti tra il novembre 2005 sino ad oggi. Francesco Giovanni Scopelliti, Vittorio Colistra, divenuto nel frattempo direttore di centro, Filippo Pintimalli, Roberto Sirianni. Stesso provvedimento a quanti si sono succeduti nello stesso periodo di tempo all'ufficio tecnico del comune di Vibo Valentia, ovvero a Giacomo Consoli, Silvana De Carolis, Adriana Teti e da quello attualmente in carica Demetrio Beatino. Avvisato pure il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Ionati, Francesco Labella. A tutti viene imputato di aver omesso di disporre e di fare sì che venissero realizzati senza ritardo i periodici lavori di manutenzione dei tombini e dei fossi di scolo per la raccolta delle acque sul fatidico tratto della statale 18 tra i comuni di Vibo Valentia e di Ionati, scongiurando quegli allagamenti che finora si sono verificati sistematicamente con cadenza stagionale ed inesorabilmente proprio sempre su quel tratto di strada. La cronaca ci porta adesso a Catanzaro, dove gli agenti e il commissariato di polizia di Lamezia Terme hanno arrestato un ex bancario che per arrotondare le entrate aveva pensato bene di falsificare certificati di riabilitazione dei cosiddetti protestati che a norma di legge altrimenti non avrebbero potuto incassare nuovi prestiti. Marisa Fallico. Alcuni timbri della cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, qualche sentenza di riabilitazione, un computer, pochi semplici strumenti, ma che nelle mani di Rocco Lotito, 60 anni di Catanzaro, ex bancario, erano diventati sostanziosa fonte di guadagno. Come? L'uomo, questa la tesi degli inquirenti, preparava e forniva falsi certificati di riabilitazione a persone protestate, una prestazione ben remunerata, considerati i vantaggi per i beneficiari, che potevano così accedere ad operazioni bancarie senza problemi e senza i costi che la procedura comporta, ovvero aver pagato il debito. A bloccare il sistema, che pareva procedere tranquillamente, gli agenti del commissariato di Lamezia Terme che stamani, dopo una lunga e articolata attività di indagine, hanno arrestato l'uomo con l'accusa di falso in atto pubblico. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche dei timbri dei comuni dell'Inderland e Lamettino che venivano utilizzati nella redazione degli atti necessari per procedere alla cancellazione, ovviamente tutta falsa, dei protesti. Un lavoro preciso, meticoloso, ben fatto potremmo dire, visto che l'ex bancario, a cui evidentemente non mancavano le conoscenze, si preoccupava di recuperare anche delle sentenze vere, di cui veniva denunciato lo smarrimento, per poi falsificarle con i dati dei suoi clienti, che volevano rifarsi una verginità bancaria. Dopo le false lauree, i falsi braccianti, i marchi falsi, le false fatture, in riferimento a queste ultime ogni anno in Italia, fonte Guardia di Finanza, vengono denunciate 5.500 persone, anche le false riabilitazioni. Non si può certo dire che in Italia manchi la fantasia nell'inventarsi opportunità per facili guadagni e poco importa, a quanto pare, se ciò comporta qualche rischio penale. Una notizia di cronaca che abbiamo appreso poco fa, un volo Ryanair partito dall'aeroporto di Bergamo e diretto a quello di Lamezia Terme è dovuto tornare indietro subito dopo il decollo perché una passeggera, una donna calabrese di 63 anni, si è sentita male. Appena atterrato nuovamente a Bergamo, sull'aereo è salito personale medico, però purtroppo per la donna, per la nostra corregionale, non c'era più niente da fare.
245 passeggeri sono stati fatti scendere in attesa della rimozione del cadavere e del nulla osta concesso appunto per il decollo. Adesso una notizia che riguarda l'Università degli Studi della Calabria, perché il Ministero boccia alcune norme contenute nello statuto dell'Unical. In particolare viene contestata la poca indipendenza del Consiglio di amministrazione e l'eccessivo potere attribuito al Senato. Tra i 10 componenti del CDA ben 7 vengono nominati, 5 scelti dal Rettore, ed è proprio questo passaggio che non convince il Ministero, perché si fa venire meno il principio di terzietà del CDA, così almeno recita la nota diffusa dal Ministero. Si chiama Sistema delle Competenze ed è una iniziativa presentata all'Unical, soggetto promotore la Fondazione Field. Sentiamo allora di che cosa si tratta. L'evoluzione delle competenze e delle professionalità per far crescere il lavoro in Calabria. La Regione si sta impegnando per la realizzazione del Sistema Regionale delle Competenze, un progetto ritenuto strategico e che permette di individuare i profili professionali richiesti dagli imprenditori. La banca dati del sistema è stata presentata nella sede della Confindustria di Cosenza. C'è bisogno di formare dei talenti che possono servire allo sviluppo delle imprese calabresi e quindi alla crescita di tutta la regione. Gli incontri che stiamo realizzando in Calabria, nei 5 capoluoghi, in sedi della Confindustria o della Camera di Commercio, dimostrano che stiamo andando in questa direzione, perché bisogna fare in modo di collegare la scuola e l'università da un lato con il mondo della produzione dall'altro. L'obiettivo prioritario dell'intervento, il cui soggetto attuatore è la Fondazione Field, consiste nel migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università, attraverso anche l'adozione di un sistema standard di verifica. Dagli imprenditori cosentini è arrivato però l'allarme per la perdita di competenza che si registra tra i tanti cassintegrati. Ho chiesto personalmente e pubblicamente all'assessore Caligiuri di pensare non soltanto al link di formazione tra chi chiede di lavorare e chi vuole offrire lavoro, ma soprattutto di sostegno a quelle persone delle imprese che in questo momento sono in cassa integrazione o che sono in contratto di solidarietà e che quindi sono a perdita di competenza, perché stare in cassa integrazione vuol dire non continuare a lavorare e c'è il rischio di perdere anche queste risorse private. Ritorniamo alla cronaca, ci spostiamo a Vibo Valentia perché un dipendente dell'ASP in servizio presso l'ufficio del comune di Nicotera è stato arrestato con l'accusa di aver intascato 40.000 euro. Si tratta di soldi, di una parte dei soldi versati dai cittadini per l'ottenimento delle diverse prestazioni sanitarie. I controlli di questi tempi si fanno più serrati, le casse della sanità languono e allora bisogna verificare entrate e uscite. Così è stata scoperta la truffa ai danni dell'ASP. L'azienda sanitaria di Vibo si è accorta che a fronte delle prestazioni erogate in cassa tornavano pochi spiccioli. Il sistema si inceppava all'ufficio ticket dell'ASP di Nicotera. I soldi versati dagli utenti per le visite specialistiche e gli esami venivano pagati allo sportello. Il dipendente però li avrebbe sistematizzati. Praticamente intascati, mese dopo mese, ticket dopo ticket, sempre con lo stesso sistema, ricevuta regolarmente erogata all'utente, i soldi poi venivano smistati, una parte nelle casse dell'ASP, l'altra nel portafogli. Dal 2010 ad oggi, secondo la prima stima dei carabinieri, sarebbero stati sottratti 40.000 euro. La cifra è approssimata per difetto e i riscontri non sono ancora conclusi. L'impiegato dell'ufficio ticket di Nicotera ora dovrà rispondere di peculato. L'inchiesta condotta dai carabinieri è partita da una segnalazione dell'azienda sanitaria provinciale. L'impiegato denunciato è un recidivo. Alcuni anni fa venne scoperto a sottrarre soldi. Nonostante tutto è rimasto al suo posto e ha continuato a lavorare nello stesso ufficio. Com'è possibile? L'indagine ora mira ad accertare non solo eventuali responsabilità di complici nella sottrazione di denaro, ma soprattutto come sia stato possibile da parte dell'azienda sanitaria una svista così macroscopica, lasciare chi ha già attinto dalle casse a gestire lo sportello riscossione ticket. E il servizio era di Valentina Palmieri. Siamo adesso al calcio di Serie D. Ieri una
puntata scoppiettante, direi infuocata, della trasmissione Replay condotta dal collega Gianluca Pasqua. L'avrete sicuramente seguita in tanti questa puntata. E tra gli ospiti presenti il direttore dell'area tecnica Stefano Fiore e l'amministratore delegato Domenico Quaglio. Insomma, un intenso botta e risposta sulle questioni economiche, anche su altre carenze organizzative, come le ha definite lo stesso Fiore. Ma sentiamo Stefania Belvedere che ci fa riascoltare alcuni dei passaggi più salienti. Vi ho chiesto un dottore? Non ce l'abbiamo. L'abbiamo il dottor Alessio Cristiano. Da quando? Da oggi? Non è mai presente, è presente una volta a settimana. L'abbiamo. Un faccia a faccia teso, quello tra Stefano Fiore e Domenico Quaglio, direttore sportivo e amministratore delegato della nuova Cosenza Calcio, di fronte durante la trasmissione Replay. Si affrontano i temi riguardanti il rispetto degli accordi intrapresi dalla società rossoblù con i calciatori ed il confronto si accende. Mi deve rispondere se a questa domanda, se è vero che ci sono 5-6 giocatori con i quali, oltre all'accordo economico, quest'estate è stato stipulato un altro tipo di contratto. Ti risulta così o no? Sì o no? Risponde. A domanda si risponde. Sì, 5-6 no? Giocatori? Oltre all'accordo economico, è stato stipulato insieme a voi perché l'avete ratificato, perché l'avete fatto voi i contratti, non li ho fatto io, che sono il direttore sportivo. Rispondi, sì. Sono stati fatti altri accordi o no? Allora, non mi rispondi, no. Scusami Domenico, perdoni. No, rispondi, ma, sì ma, o no? Sono stati, ma, e non mi rispondi, e continui a non rispondermi. Ti prego. Stefano. Allora, vabbè, ma non rispondi. Se c'è un confronto mi devi rispondere. Io no. Sì, sì, ma perfetto. Bisogna... Allora, aspetta che continuo, giungere. Perché sennò non siamo chiari. Allora, hai detto di sì. Ok. Come mai ad oggi questo accordo che dici di aver, che hai appena detto di aver fatto, non è stato corrisposto? Perché i giocatori si lamentano di quest'altro accordo che avete liberamente sottoscritto e ratificato, non sono stati mantenuti. Sottoscritto no, bisognava definirlo. Non è stato, ed è, quando? Ma ad agosto, e i giocatori come facevano a giocare? Perdonami. Allora hanno firmato. Ma scusami Stefano. Hanno firmato, perdonami tu, come hanno fatto a giocare? Hanno firmato un contratto. Se poi adesso tu vuoi dire che non lo vuoi onorare o qualcuno non onorerà, è un discorso, no, ma che l'abbiano firmato e che esista, e purtroppo è la realtà delle cose. No, poi se vogliamo dire alla gente altre cose, diciamo altre cose. Le rivendicazioni dei tesserati hanno portato alla conferenza stampa tenuta dal capitano Parisi e da Manolo Mosciaro giovedì scorso. Le risposte del presidente Guarascio non hanno rassicurato il gruppo che l'ex azzurro ha scelto e difende. Sono stati pagati gli accordi, i rimborsi, quelli stabiliti dalla Lega per cui c'è il contratto depositato, a tutto dicembre 2011. Per quanto riguarda alcune somme ulteriori, no, nelle forme solo quelle consentite dalla legge, riguardano la posizione di 4 calciatori. Questi 4 calciatori, oltre a 2 o 3, ma quelli, stiamo parlando di Longobarda e Cidiacono, sono arrivati adesso, quindi insomma non sono in questione, i quattro, c'è stato un incontro e domani noi incontreremo di nuovo singolarmente i calciatori per trovare un accordo come giusto che sia. L'amministratore delegato ammette l'esistenza degli accordi, ma ritiene opportuni degli incontri con i calciatori per discutere singolarmente le diverse posizioni, una soluzione che l'ex azzurro non condivide. La realtà è, si evince dalle tue risposte, che a febbraio si propone un nuovo contratto rivisto perché le cose non sono andate come tutti ci aspettavamo. Troppo facile. Questi sono solo alcuni dei passaggi di una trasmissione che ha fotografato il momento di difficoltà del calcio cosentino che vive, ancora una volta, in un equilibrio instabile. Domani il Cosenza scenderà in campo a Vallo della Lucania per affrontare il recupero della 5ª giornata di ritorno, ma il cammino della società appare ancora disseminato di ostacoli. Adesso le previsioni del tempo. Thank you.
È davvero tutto, adesso non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque mi fermo qui. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione che ci avete manifestato. Vi auguro una buona serata e vi ricordo che l'informazione torna alle 22:30 più tardi.